بسم الله الرحمن الرحيم. النومي دي الله المزكردioso e il clemente. Il nostro sermone oggi porta il titolo Gli aspetti dell'arroganza, della superbia e della ripulsione del sentiero di Allah. Ma prima di tutto lode ad Allah, Signore dell'universo, che disse nel suo nobile libro: Presto allontanerò dai seni miei coloro che sono orgogliosi sulla terra. Quando anche vedessero ogni segno, non crederanno. Se vedessero la retta via, non la seguirebbero. Se vedessero il sentiero della perdizione, lo sceglierebbero come loro via. Ciò in quanto tacciano di menzogna i nostri segni e sono noncuranti di essi. Attesto che non esiste divinità oltre ad Allah, l'unico senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono dalla giustizia all'ultimo giorno, seguitando in merito. La conseguenza che attende gli arroganti è sfortunata sia nella vita mondana che nell'aldilà, individui siano o nazioni. La perdita delle nazioni e delle città che si vantano di orgoglio e superbia è una costante tradizione divina che non subisce né alterazione né cambiamento. Il vero Allah, gloria a Lui, dice gli Ad, cioè la famiglia di Ad, furono ingiustamente superbi sulla terra e dissero che è più forte di noi, ma come non avevano visto che Allah, che li aveva creati, era più forte di loro, negarono i nostri segni, inviamo contro di loro un vento impetuoso e glaciale in giorni nefasti, affinché gustassero in un luminoso castigo già in questa vita, ma il castigo dell'altra vita è più avvilente e non saranno soccorsi. Allah, gloria a Lui, disse anche quante città si mostrarono orgogliose di fronte all'ordine del loro Signore e dei suoi messaggeri. Le costringemmo ad un rendiconto rigoroso e le castigammo in un orribile castigo. Gustarono le conseguenze della loro condotta e l'esito della loro condotta fu la dannazione. L'arroganza infatti fu il primo peccato e la prima disobbedienza ad Allah, esaltato sia Lui, quando comandò agli angeli di inchinarsi ad Adamo, lo fecero tranne Iblis, cioè il Satana. Allah, gloria a Lui, disse: E quando dicemmo agli angeli, prosti natifi ad Adamo, tutti si prostrarono, eccetto Iblis, che rifiutò per orgoglio e fu tra i miscredenti. Gli arroganti, infatti, sono riconosciuti nell'aldilà dalle loro cattive caratteristiche, fin tanto che sono riconosciuti nel seguito. Allah, gloria a Lui, disse: E i compagni dell'Araf chiameranno gli uomini che riconosceranno per il loro aspetto, dicendo: le ricchezze e l'orgoglio non vi hanno giovato in nulla. Allah dice anche: in verità le porte del cielo non si apriranno mai per coloro che smentiscono i nostri segni e, allontanandosi se ne orgogliosamente, non entreranno in paradiso sino a quando un cammello non passi per la cruna di un ago. Così noi compensiamo i peccatori. Allah dice anche: nel giorno della risurrezione vedrai coloro che inventavano menzogne contro Allah con i volti anneriti. Non c'è nell'inferno una dimora per gli arroganti. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Il paradiso e l'inferno si sono impegnati in un dibattito. L'inferno dice: In me ci sono i crudeli e gli orgogliosi. Il paradiso dice: Dove ci sono
I poveri e i bisognosi Allah li ha tagliati dicendo: Sei il mio paradiso, è attraverso te che prendo la mia misericordia che voglio, e tu sei il mio inferno. In te castigo che voglio. Il profeta dice anche: Volete che vi dica che è il popolo dell'inferno? Bene sono i superbi e gli arroganti. Senza dubbio l'arroganza è un atteggiamento che vive nel cuore malsano. Si potrebbe trovare un uomo così bisognoso, privo di fortuna, ma superbo allo stesso tempo. Potremmo trovare un uomo ricco che è anche una persona che si sente modesta. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Chi ha nel cuore il peso di un seme di sinape, di orgoglio, non può entrare in paradiso. Un uomo chiese: O profeta, a uno di noi piace indossare dei bei vestiti e scarpe. E il profeta rispose: Allah è bello chi ama la bellezza, ma l'arroganza è nascondere la verità e disprezzare le persone. L'arroganza, infatti, è una delle pericolose malattie psicologiche e sociali che schiacciano l'anima e distruggono la società. L'arrogante è ingannato da se stesso, che si crede al di sopra degli altri. Allah, gloria a lui, disse: E quando gli si dice timi Allah, temi Allah, un orgoglio criminale lo agita, l'inferno gli basterà che triste giaciglio. L'arroganza vive nel cuore, ma a dimostrazione che si svolgono nel comportamento e nel comportamento. È citato la situazione con il peccato, con l'arroganza e il rifiuto di sottomettersi alla verità. Allah, gloria a lui, dice: L'inferno li basterà, che triste giaciglio. Allah, gloria a lui, dice anche: L'inferno li basterà, che triste giaciglio. C'è chi è superbo nei superbo. Nei confronti degli ordini del profeta, pace e benedizione dall'Alto di lui, quindi riceverà la punizione della sua ostinazione. Secondo Yas ibn Salma ibn al-Aqwa, che Allah sia contento di lui, suo padre gli disse che un uomo stava mangiando con la mano a sinistra a casa del profeta, pace e benedizione dall'Alto di lui, il profeta gli ordinò di mangiare con la mano destra. L'uomo rispose che non poteva farlo. E il profeta rispose: Questo non può, è l'arroganza che gli ha impedito di seguirmi. Quindi l'uomo non poteva alzare la mano destra in bocca. Uno degli aspetti dell'arroganza è rivolgersi alle persone con la guancia scontrosa, voltare il viso per non guardarli con arroganza. Allah, sulla lingua di Luqman, che ha consigliato suo figlio, proibisce questo atteggiamento dicendo: Non voltare la tua guancia dagli uomini e non calpestare la terra con arroganza. In verità, Allah non ama il superbo vanglorioso. Anche si può anche menzionare il fatto di camminare sulla terra con arroganza. Allah, gloria a lui, dice: Non incedere sulla terra con altre regia, che non potrai fenderla e giammai potrai essere alto come le montagne. Ciò che è male in tutto questo è odiato dal tuo Signore. Viene anche menzionato il loro orgoglio per la fortuna e le benedizioni conferite da Allah, gloria a lui. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: Un uomo di quelli che erano prima di voi uscì per vantarsi di indossare un abito. Allah quindi ordinò alla terra di ingoiarlo, ci sprofonda fino all'ultimo giorno. Questo orgoglio potrebbe essere fatto anche da mobili di lusso, automobili costose e il possesso di palazzi come incentivo tra le altre delizie della vita. L'arrogante cerca anche di non sedersi con i poveri e di essere perseguitato dalla superbia e dal disprezzo. Era l'atteggiamento dei miscredenti nei confronti dei poveri compagni come Salman, Bilal, Shuaib, tra gli altri. E dissero al profeta: Caccia queste persone da casa tua, altrimenti potrebbero osare di contraddirci. Allah, gloria a lui, rivelò: Non scacciare quelli che al mattino e alla sera invocano il loro Signore, bramano il suo volto. Non renderai conto di loro, non renderanno conto di te. Se li scacciassi,
Saresti tra gli ingiusti. Tra le forme di orgoglio c'è l'organizzazione delle feste limitando l'invito ai ricchi, escludendo i poveri con disprezzo. Abu Huraira, che Allah sia contento di lui, disse: peggio ancora è il mangiare della festa a cui sono invitati i ricchi e da cui i poveri sono esclusi. Uno degli aspetti dell'orgoglio è non affrontare il saluto con disprezzo per ciò che si ritiene sia inferiore. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, rivolgeva il saluto sia ai minori che agli adulti. Nel Hadith Sharif, passando dai giovani, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha inviato loro saluti. C'è anche un'animosità feroce e perversa. È noto all'unanimità che è proibito per il musulmano tagliare i rapporti con suo fratello per più di 3 giorni, altrimenti ci sarebbero fastidi e corruzione nella società e punizione nell'aldilà. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chiunque tagli i rapporti con suo fratello per più di 3 giorni sarà all'inferno, a meno che Allah non lo abbia salvato dalla sua bontà. Al musulmano è proibito abbandonare suo fratello per più di 3 notti. Se incontrano e non parlano fra di loro, il migliore è quello che per primo saluta suo fratello. E ci sono 4 attributi che, quando sono uniti a qualcuno, è un puro ipocrita. Se uno di questi attributi si trova in qualcuno, quest'ultimo ha uno degli attributi dell'ipocrisia. Affidato, tradisce quando parla mente, quando si impegna fallisce nel suo impegno e si abbandona nelle avversità. L'orgoglio e l'arroganza erano all'origine dell'incitamento dei politeisti a convertirsi all'Islam o a dire nessuna divinità tranne Allah. Allah, gloria a lui, dice: quando si dicevano Diceva loro: non c'è Dio all'infuori di Allah, si gonfiavano d'arroganza, non volevano seguire una religione diversa da quella degli antenati. È per orgoglio che gli ebrei si sono rifiutati di seguire il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, conoscendo comunque la verità della sua profezia. Allah, gloria a lui, dice: coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo riconoscono come riconoscono i loro figli, ma una parte di loro nasconde la verità pur conoscendola, e anche l'arroganza che spinse i figli di Israele a negare i loro profeti, a ucciderne alcuni. Allah, gloria a lui, disse: ogni qualche volta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio, qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi. Certamente la superbia era all'origine dell'incredulità delle nazioni precedenti. A questo proposito, Allah, gloria a lui, disse di Noè, cioè il profeta Noè: ogni volta che li chiamavo affinché tu li perdonassi, si turavano le orecchie con le dita e si avvolgevano nei loro visi, brevi cacci e tronfi di superbia. Per il popolo di Hud, disse: quando da ogni parte giunsero loro i messaggeri dicendo: non adorate altri che Allah, risposero: se il nostro Signore avesse voluto che credessimo, avrebbe certamente fatto scendere gli angeli. Dunque non crediamo a ciò che cui siete stati inviati. Dal popolo di Saleh, Allah, gloria di lui, disse: i notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero agli oppressi: fra quelli di loro che avevano creduto, siete sicuri che Saleh sia un inviato del suo Signore? Ed essi risposero: sì, crediamo nel messaggero di inviato suo tramite. Parlando del popolo di Shu'aib, Allah disse: i notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero: o Shu'aib, certamente ti cacceremmo dalla nostra città.
tu e quelle che hanno creduto in te, a meno che non ritorniate alla nostra religione, rispose, anche se la aborriamo, era la fine di ogni nazione che ha rifiutato per orgoglio l'ordine di Allah, sia esaltato lui, perdita e distruzione, che è brutta fine e che è sfortunato destino. Chiunque abbia questa grave malattia dovrebbe cercare di curare la propria condizione conoscendo il proprio stato, deve contemplare l'origine della sua esistenza dalla terra dopo il nulla. Poi una goccia di sperma, un'adesione, un pezzo di carne, quindi diventa una cosa conosciuta dopo il nulla. L'orgoglioso servitore deve sapere che l'ultimo giorno avrà diminuito il suo prestigio. Chiunque voglia scavalcare le creature di Allah sarà raccolto nell'abisso più basso nell'ultimo giorno. E il profeta, pace e benedizione di Allah su lui, disse: gli orgogliosi saranno l'ultimo giorno come gli atomi sotto forma di uomini, saranno circondati da tutte le parti dall'umiliazione. Allah, gloria a lui, disse: coloro che la vigilia si auguravano di essere al posto suo, dissero: ah, è bene evidente che Allah concede con larghezza o lesina a chi vuole tra i suoi servi. Se Allah non ci avesse favorito, certamente ci avrebbe fatto sbrofondare. Ah, è ben evidente che i miscredenti non prospereranno. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dell'universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e alla loro giustizia fino all'ultimo giorno. Quindi, miei fratelli nell'Islam, tra gli aspetti ripugnanti dal sentiero di Allah, gloria a lui, c'è questa contraddizione tra parole e azioni. A ciò si aggiunge il fatto di rivendicare il lealismo e il pacifismo da parte di coloro che enfatizzano la forma disinteressandosi alla sostanza e dando prevalenza alle apparenze e a discapito dell'essenza. Anche se non sono umanamente o mormalmente l'altezza per diventare modelli da seguire, quello il cui aspetto formale non compromette con un modo oppure comportamentalmente con i precetti dell'Islam è uno dei fattori distruttivi che respingono la religione di Allah, gloria a lui. A tali persone si applica il profetico hadith: tra voi ci sono repulsori. Se l'uomo ha l'apparenza di un religioso ma ha cattivi discorsi, bugie, tradimenti, consumo illecito dei beni delle persone, allora questa persona è tra gli ipocriti. Questo è davvero il caso dei gruppi perduti che manipolano la religione di Allah, gloria a lui, sebbene siano i grandi protettori del terrorismo e dei suoi protettori. I leader di questi gruppi cercano di rovesciare e indebolire gli stati, il che renderebbe più facile per loro, secondo ciò in cui credono, arrivare al potere in quei paesi. Usano per questo scopo tutti i mezzi. A tali persone che limitano la religiosità nel capitolo degli atti religiosi e si sforzano di realizzarle, nonostante il loro fraintendimento della religione, eccessi nella comunica per abbattere le persone, questa era la condotta dei Kharijiti o Khawarij, che erano i più regolari ed assidui nella preghiera, nel digiuno e in altri atti di culto, ma non erano veramente interessate alla scienza legale che poteva impedire loro di soffiare il sangue. Se stessero cercando la scienza, non avrebbero portato lacrime alle persone. L'Islam è la religione della misericordia nel pieno senso del termine. Tutto ciò che vi fa allontanare dalla misericordia vi fa allontanare dall'Islam.
Si dice che la condotta di un uomo tra mille uomini sia migliore del dire di mille uomini a un solo uomo. O Allah, mostraci la verità e aiutaci a seguirlo, facci vedere il torto e aiutaci ad evitarlo. Grazie dell'ascolto.